molto particolare. Al draw di domani a Barcellona partiremo in quinta fascia e questo ci costringerà certamente ad un gruppo, fin dalla regular season, un gruppo durissimo, e ci poniamo come primo inevitabile obiettivo, concreto obiettivo, quello dell'accesso alle top 16. Ci sarà da scalzare dal trono squadre che partono da un livello migliore, che non è legato soltanto al ranking precedente, ma anche dal fatto che probabilmente nelle ultime stagioni hanno avuto dei risultati migliori sia a livello continentale che a livello nazionale di quanto possa aver avuto Milano. Ma questo non significa che approcceremo la manifestazione con minor determinazione o con minore ambizione di poter almeno aspirare, come detto, al passaggio alle top 16, perché come ho vissuto nella scorsa stagione, questo nuovo format che prevede le 14 partite di top 16 è tanto impegnativo, in certi frangenti quasi condizionante, ma altrettanto vero che in termini di prospettiva rappresenta un trampolino di lancio incredibile. Per ultimo, sulla birra, non sono un grandissimo estimatore della birra, mi dispiace, tra un bicchiere di birra e uno di vino preferisco un bicchiere di vino. Sulla compagnia sono abbastanza attento. Non sempre. No, sono piuttosto selettivo. Posso fare una domanda di recupero? Perché mi ricordo prima, quando ti raduni, gli azzurri, quando li vuoi, quando ti servono, tutti questi problemi, sono problemi, e giusto, dove ti raduni? Giusto. I problemi sono contingenti, la data di raduno ancora non è stata fissata, ma approssimativamente dobbiamo guardare all'ultima settimana del mese di agosto per individuare le sette che generalmente servono per dare un programma prestagionale alla squadra. Per quanto riguarda i nazionali servono tremendamente, serve averli prima possibile, ma non posso scavalcare il CT. Quindi è chiaro che lui abbia lo ius prime noctis, quindi benvengano le convocazioni, benvenga soprattutto che i giocatori di Milano abbiano grande esposizione in nazionale, ma non ci dobbiamo fermare alle esigenze della nazionale italiana. Spesse volte le squadre vengono condizionate anche dalla presenza di nazionali di altri paesi, e chiaramente quest'anno, vista la data di fine del campionato europeo, è presumibile che dovremo prenderci almeno due settimane con il gruppo al completo per poter essere pronti, preparati al primo appuntamento importante di stagione, che è e rimarrà l'esordio in campionato. Benvenuto Luca. Grazie. Io volevo ritornare fare un passo indietro sull'aspetto tecnico. Personalmente, per quello che conta, mi è molto piaciuta la definizione che la profondità di una squadra è data dalla versatilità dei giocatori, quindi dalla possibilità di interpretare più di un ruolo piuttosto che dal numero stesso dei componenti. In questo ho subito pensato ad esempio a David Moss e a Daniel Hackett, per dire che cosa ti porti dietro della tua precedente esperienza che è trasferibili in maniera originale a Milano. Poi, se vogliamo fare una battuta, biblica, vieni dai famosi 7 anni di vacche grasse, spero che te li porti dietro e che non ci sia l'alternanza, perché su quello sono a posto. Quindi, in questo discorso volevo dire quali sono le prime due cose, i primi due obiettivi, non dico difficoltà, ma cose da superare, da cambiare, cosa porti dietro e che ritieni che sia estremamente valida e trasferibile a Milano per le tue precedenti esperienze. Ti ringrazio. Prego, prime due difficoltà, traffico e clima, non credo di avere argomenti per cambiare il corso delle cose e quindi avrò bisogno ancora più del navigatore per orientarmi. Mi porto dietro un patrimonio inestimabile, 7 anni impagabili di grandi successi. Capisco che per chi soprattutto è tifoso di Milano è stato
avversario di Siena negli ultimi anni, si possa guardare con un po' di sospetto al mio arrivo, alla mia figura, al mio carattere. Io mi permetto un consiglio ai tifosi di Milano, di non rinnegare nemmeno un giorno del mio passato, perché quel passato ha contribuito a scolpire il mio carattere, la mia identità di allenatore. E l'unico motivo per cui sono qui è perché le mie caratteristiche siano quelle che possano dare, come detto, l'imprinting alla stagione. Per il resto, se dobbiamo andare nello specifico di nomi e giocatori, è chiaro che l'ultima stagione ha avuto a suo modo un volto molto particolare per Siena, soprattutto se confrontata ai precedenti anni. Un organico che sulla carta non lasciava trasparire questo livello di competitività, viceversa ha scoperto di avere al suo interno delle risorse inesplorate. E sono le risorse, come detto, di Daniel Hackett, giocatore che aveva già dimostrato di avere buone potenzialità a Pesaro, ma che forse nessuno si immaginava potesse avere questo tipo di approccio con i massimi livelli italiani ed europei. David Moss, che smessi i panni del giocatore di ruolo, ha dimostrato di essere estremamente a suo agio anche come leader tecnico e non solo emotivo del gruppo. Ma vicino a loro, questi sono i nomi che hai scelto di fare, farei un torto se dimenticassi tutti gli altri protagonisti di questa stagione. Ho parlato di versatilità perché non si può fare a meno in una stagione così lunga, io mi auguro così impegnativa. Per Siena l'ultimo anno sono state 78 partite ufficiali, perché devo includere anche le due partite giocate negli Stati Uniti già a campionato iniziato, quindi noi, se ricordate, giocammo le prime due partite di campionato con Reggio Emilia e Brindisi per poi trasferirci in America e rientrare a poche ore dalla gara contro l'Alba Berlino, l'esordio di Eurolega. Quando hai così tante partite non puoi pensare di avere una risposta ad ogni evenienza. Quello che intendo sono alcune legate all'aspetto strettamente tecnico-tattico, ovvero quello che gli avversari propongono e come il quintetto debba saper trovare risorse per competere, ma anche quelle che sono al di fuori del nostro controllo, che sono legate ad esempio agli infortuni. E nonostante le tantissime difficoltà che abbiamo avuto in questa stagione, penso che un patrimonio che mi porto dietro, proprio attraverso la versatilità dei giocatori e la loro efficienza, sia stato quello di provare a supplire a quegli infortuni reclutando risorse al proprio interno. Sandro Pugliese del Giorno. Ciao. Al Presidente, volevo chiedere, visto che una delle problematiche dell'anno scorso era stata la coesistenza tra Gentile, Lanford ed Ayrton, quali sono stati i motivi che hanno portato alla conferma di Gentile e Lanford e una possibile transazione con Ayrton? E a Coach Banchi, in questo senso, quale tipologia di giocatore potrebbe sostituire Ayrton, cercando di dare spazio, penso che questo sia una delle volontà della società, a Gentile, che è un giocatore comunque abbastanza condizionante, particolare. Per quanto mi riguarda, credo che il difficile incastro tecnico dei tre ragazzi di cui hai menzionato sia evidente, si sia palesato durante l'intera stagione. Il fatto che poi si sia arrivati a decidere di dare a Easton la possibilità di allocarsi in un altro progetto importante in Europa nasce dal fatto che Alessandro è il capitale della società, è un giocatore per noi molto importante, un giovane talento italiano sul quale abbiamo, dire che abbiamo scommesso una barzelletta, perché già 2 anni fa, quando abbiamo preso a Treviso, era i segnali che stavamo ragionando di un giocatore di potenziale incredibile erano già evidenti allora. Però, così come siamo stati determinati ai tempi nel reclutamento di Alessandro, così lo siamo oggi nel sostenere il suo percorso di crescita, che comunque è stato evidente e dovrà comunque continuare. Il gioco forza, poi, partendo da questo ragionamento, il binomio, l'incastro migliore, che abbiamo anche visto poi nell'arco della seconda parte della stagione, cioè il binomio Lanford-Gentile ha espresso in alcune partite, soprattutto nella seconda parte della stagione,
dei risultati importantissimi. I minutaggi sono quelli, voi sapete che è matematico e non si possono incastrare tre giocatori di prima fascia all'interno di una gabbia di questo tipo. Alisson, devo dire, era il nostro capitano, è un giocatore fortissimo in campo e anche fuori, però alla fine bisogna creare le condizioni perché tutti possono dare il meglio. Il sacrificio di Alisson è sicuramente un atto difficile ma obbligatorio, condiviso con lui, con il suo agente, e ci accompagneremo insieme affinché tutti possano un domani star bene. Per quanto riguarda le caratteristiche del giocatore che dovrebbe andare a inserirsi in questo ipotetico pacchetto di giocatori esterni, io ho individuato, evidenziato come priorità l'integrità fisica, la duttilità tecnica e l'atletismo. Luca. Ciao, buongiorno. Ho tre domande, una per te, una per il presidente e una per entrambi. Quella per te è se sarà possibile questa stagione assistere agli allenamenti, perché nell'ultima stagione ci veniva detto che in allenamento era una squadra fantastica, siccome non si poteva entrare non avevamo modo di verificarlo, poi la domenica vedevamo altre cose. Per presidente, se visto che ha insistito molto sul fatto di recuperare questi valori di etica di lavoro, eccetera, se evidentemente ritiene allora che in passato si sia lavorato male o comunque meno del previsto, e per entrambi, se tu Luca recentemente mi hai parlato di una vittoria questa con Siena che ha zittito i detrattori, qui si è parlato di aria arancida, c'è stato un esposto, insomma, siete stati particolarmente attivi a questo proposito, quindi se vi siete chiariti da questo punto di vista. Sulla terza domanda ha schiacciato prima il presidente, quindi risponderò. Per quanto riguarda la mia, sì. Gli allenamenti sono a porte aperte, non so quanto le strutture permetteranno di recepire spettatori, perché ancora non ho un'idea chiara di quale funzionalità abbiano le strutture dove faremo attività, ma non c'è niente da nascondere, non c'è difficoltà, anzi. Talvolta è anche un motivo di responsabilità per la squadra allenarsi con la consapevolezza che al di là dell'osservazione dei tecnici ci siano anche tifosi pronti a, chiaro, nella decenza di un atteggiamento, un comportamento consono al momento. Allora, per quanto riguarda la seconda, la terza domanda? Beh, ti rispondo in maniera semplice. Io credo che la qualità del risultato esprime la qualità del lavoro che è profuso. Il risultato della stagione è stato agli occhi di tutti, quindi ciò ha voluto dire che potevamo lavorare meglio durante l'intero periodo. Però quello che vorrei sottolineare è cosa che non accadrà mai da noi, ma non è per partito preso. Quando si lavora male, si arriva a una bassa qualità del lavoro non per cattiva fede, non per cattiva disponibilità, ma perché certi incastri poi non si sono rivelati all'altezza, e gli incastri nascono sono la produzione di più fattori, di più persone. Devo dirti con grande serenità che abbiamo sbagliato tutti. Poi è chiaro che tendenzialmente si crocifigge di più il coach, perché lui ha in mano la squadra tutti i giorni. Io darei una zampatina anche ai ragazzi, ai giocatori, che quest'anno io ho difeso sempre, però obiettivamente da professionisti pagati e trattati bene come sono stati, mi aspettavo uno sforzettino maggiore. Però anche noi dirigenti, società, proprietà, alla fine abbiamo fatto il nostro esame di coscienza e abbiamo lavorato tutti in modo non all'altezza per poter arrivare a vincere il campionato. E quindi spero di essere stato chiaro. E io mi reputo il primo responsabile, perché chi sceglie l'allenatore e il general manager, se poi le cose vanno male, non posso trarsi da questo giudizio, e quindi sono serenamente consapevole che negli ultimi due anni l'impronta che è venuta fuori del gruppo di lavoro non è stata all'altezza di quello che ci aspettavamo, e io sono il primo responsabile. Per quanto riguarda invece l'aria rancida, tutto quel
l'allusione a quel momento di attrito fra noi e un'altra società, beh, devo dirti che innanzitutto non rinnego, ma questo è un discorso che riguarda le società, quindi teniamo fuori gli allenatori, i dirigenti, parliamo solo proprio delle società in testa. Noi ai tempi abbiamo avvertito il bisogno di fare chiarezza con gli organi di competenza, e parlo principalmente anche, non so, con gli organi federali, per questioni che non ci sembravano chiarissime. Devo dire che l'iter di confronto è stato molto produttivo, perché poi alla fine, come avete visto, il sistema si è messo a posto, le designazioni arbitrali, cioè tutto è stato avvocato alla direzione centrale della federazione, per cui sotto questo aspetto credo che l'iniziativa di Milano, sponsorizzata dalla maggior parte delle società di Serie A, sia stata comunque positiva, questo senza indicare, mettere il dito contro qualcuno. Ma vorrei aggiungere una cosa: mai come in questo momento il basket italiano ha bisogno di seguire i principi di solidarietà e di collaborazione fra tutti noi, fra tutte le società. Quindi io vorrei, inviterei tutti a pensare che questo è uno sport bellissimo, che deve assolutamente risollevarsi. Il sistema in questo momento non aiuta, e quindi dobbiamo smetterla tutti, incluso chi parla, dare rilevanza alle cose che non vanno bene, cercare di pensare in positivo, ma anche ragionare e agire in positivo, creando una cultura di aggregazione e solidarietà soprattutto fra noi 16 società. E per cui colgo questa domanda anche per dire a tutti voi che i vecchi antagonismi, l'area arancia, solo sul piano agonistico sportivo ci sarà sempre il massimo della conflittualità, perché tutti vogliamo vincere, quindi sarà una devi vincere a discapito di qualcun altro, per cui nel campo agonistico tutti saranno per noi feroci avversari e viceversa. Ma per quanto riguarda la convivenza di tutte e 16 società in Serie A, credo che dovremmo cominciare a parlare meno male gli uni degli altri e cominciare a, in sede di Lega e di Federazione, costruire dei progetti. Il talento individuale c'è, le idee potrebbero, ci sono anche molto più di quel che si pensa. Cominciamo per noi, da noi, dalla nostra parte, a evitare di usare questi incontri pubblici per buttare aria rancida addosso a qualcosa, a qualcuno, senza rinnegare quello che abbiamo fatto, ma cerchiamo di aprire una nuova pagina verso un'idea di costruzione più positiva e sicuramente, speriamo, più efficace. Le ultime due. Buongiorno Presidente, torno a lei. Era una questione affrontata un attimo fa, scusandomi del fatto che probabilmente non sono riuscito a capire bene. Sintetizzo con una domanda brutale: ma nel dirimere le eventuali supposte sovrapposizioni ha influito il fatto che Elston ha già trovato, è probabile che trovi, una collocazione, Ledford invece ha il contratto ancora, o è stata anche una scelta e una valutazione tecnica? Nel qual caso la domanda la rivolgo al coach, perché francamente, visto che ci deve essere, lei ha lanciato questo clima di collaborazione e franchezza, probabilmente i miei o anche gli occhi di qualche altro collega non vedevano questa serenità quando un giocatore lento si isolava in una parte del campo e probabilmente gli occhi di Gentile mandavano saette. Ecco, allora, è stata una questione di opportunità societaria o è una scelta tecnica della quale ci piacerebbe conoscere la motivazione? Grazie. Allora, rispondo io per la parte che mi compete. Innanzitutto, scusami se puntualizzo, ma invece la chimica fra i giocatori la vedi non solo in qualche occhiataccia durante una partita, ma la vedi nel day-by-day degli allenamenti, nel momento in cui ti trasferisci per le partite, i trasferimenti interni. Bene, la chimica che c'è fra Alessandro Gentile e Ledford è ben superiore a quello che magari qualche volta potete aver incontrato in rarissimi episodi, perché noi che abbiamo avuto cosa di stare con loro tutti i giorni, ti garantisco che
sono due ragazzi, si capiscono al volo, tant'è che Alessandro ha avuto in generale anche un ottimo, un'ottima chimica, un ottimo inserimento con tutta la comunità dei ragazzi americani della squadra. Quindi vorrei dipanare tranquillo, veramente definitivamente questo fatto. È evidente che noi al coach abbiamo lasciato libertà di dare i suoi, le due scelte tecniche. Nessuno dei tre giocatori aveva o ha già un accordo in alternativa, ma tutti e tre i giocatori sono appetibili sul mercato. Chiaramente questo comporterà per noi un sacrificio, perché voi sapete meglio di me che quando hai un giocatore sotto contratto e decidi di non tenerlo, comunque questo comporta un onere, ma abbiamo i nostri budget, facciamo i nostri conti e in questo magari non abbiamo vinto nulla, ma sui conti siamo abbastanza bravi. Abbiamo dato la possibilità al nuovo coach di esprimere una sua preferenza, che non era condizionata e non deve essere condizionata da situazioni di contratti o meno già predefiniti sul mercato. Per quanto mi riguarda, le valutazioni su giocatori come Gentile e Langford soprattutto mi convincono del fatto che esista ancora un margine inesplorato su questi due giocatori, e in prospettiva l'identità di squadra che mi piacerebbe vedere, entrambi potrebbero avere un ruolo molto importante della squadra. Poi è chiaro, a me e ai ragazzi il compito di meritare questa opportunità. Benvenuto Luca. Grazie. Una domanda per te e una per il Presidente. Allora, per te, tu hai detto che cosa ti porti a Milano di questi 7 anni passati a Siena. La domanda è che cosa non ti porterai o non vorrai portarti di questi 7 anni. Per il Presidente invece la questione è, non avete paura di trovarvi con le spalle al muro, con una situazione contingente di essere di fatto in questo momento l'unica società che ancora investe, mentre le altre fanno fatica quasi a iscriversi al campionato per la situazione economica che hanno, cioè di rimanere candidati allo scudetto come unici sopravvissuti nella corsa? Allora, per quanto riguarda quello che è innegabile, che Siena questi 7 anni a Siena mi hanno lasciato in eredità, la consapevolezza. Sono arrivato a Siena e non nascondo, il mio percorso cestistico lo conoscete tutti. Ho esordito molto presto in Serie A, ma Ferdinando Minucci è venuto a scovarmi a Iesi in Lega 2, in una squadra che è uscita al primo turno di playoff, e visto quelle che sono le sue caratteristiche, forse il giorno in cui mi ha scelto come assistente, come vice allenatore, mi aveva già scelto come potenziale futuro capo allenatore, perché questa è tradizione in quel club. Quello che non mi voglio assolutamente portare dietro è il fatto che per qualcuno ci possa essere il preconcetto, il pregiudizio che certe performance che riguardano allenatori, giocatori e chiunque a Siena arrivi a esprimere così tanto non possa essere replicabile altrove. È più difficile replicare il modello, ma le performance no. Quindi ho una feroce determinazione nel voler dimostrare che il mio modo di essere allenatore è cambiato profondamente in questi 7 anni, ma che sono pronto a dare, così come Siena mi ha fatto tirar fuori il meglio, o fare altrettanto di fronte a una sfida così stimolante come quella di Milano. Ultimissima in fondo. Aspetta Claudio, scusa. Oddio, se mi tagli mi fai un favore, non credo sia capito essere con lei. Ma no, la sensazione di essere esposti al ruolo di favoriti non è nuova. Io credo che anche l'ultima stagione noi siamo partiti con tutti i favori del pronostico, perché avevamo il budget migliore e forse avevamo anche, devo dirvi, per la prima volta confermato 8 dodicesimi della squadra, quindi potevamo contare sull'evoluzione nella continuità. Quindi diciamo che siamo allenati, siamo abituati, quindi cerchiamo invece di, non lo vivremo con stress, cercheremo invece di capire perché, per come certe cose non sono andate per il verso giusto. Ma non è certo il fatto di sentirci la pressione addosso ai favoriti che ci porterà a sbagliare o a performare in modo inferiore. Per quanto riguarda invece a livello di sistema, forse in questo momento Milano, parimenti ad altre società, perché poi vi inviterei un po' anche a filtrare il momento storico, perché alcune dichiarazioni in questo momento possono anche essere di alcuni colleghi di altri club, possono anche essere dettate dal desiderio, dalla speranza di poter poi attrarre attenzione e di acquisire aiuti ulteriori. Quindi
Sicuramente il sistema è in grossa difficoltà, però non credo che siamo ancora così boccheggianti all'ultimo stadio preagonico, ecco. Un margine di manovra c'è ancora, quindi non siamo gli unici superstiti di un qualcosa che è scomparso. Secondo me tutte le 16 società si iscriveranno, anche chi al last minute, ma consapevoli di poter far bene. L'ultimo campionato ci ha insegnato che, al di là del budget esiguo o meno, poi quando si va in campo il campionato sarà sempre durissimo in ogni caso. E poi comunque non dimentichiamo che noi abbiamo un impegno preso fra di noi con Luca Banchi, con la proprietà, di spingere il progetto anche verso un incremento in Eurolega, quindi siamo obbligati anche a vivere questa bidimensionalità di prospettiva, cercando di aiutare anche chi delle altre società potesse in futuro dare forza a un sistema che non può finire, perché il prodotto del basket è troppo, troppo bello, quindi sicuramente faremo qualcosa. Paolo Cappellero dell'ANSA. Al Presidente volevo chiedere se i ritardi nella costruzione del Palalido vi hanno fatto valutare l'ipotesi di non sponsorizzare più il nuovo Palalido. No, attenzione, noi abbiamo un contratto siglato, ahimè, 4 anni fa, un contratto chiarissimo, che dice tutto. Purtroppo le cose non stanno andando avanti nelle tempistiche desiderate e concordate per accadimenti straordinari, perché il Palalido, voi l'avete visto, l'hanno demolito. Il problema è stato nella fase di ricostruzione, hanno trovato dell'amianto, e quindi di questa cosa obiettivamente non possiamo imputare responsabilità a nessuno. Quello che forse un po' potremmo evidenziare è che ci sono un po' delle lungaggini amministrative per noi privati, investitori privati, un po' fuori dalla norma, però considerando che parliamo di un bene pubblico, di società pubbliche, ahimè siamo in media. Non c'è quindi nessun motivo per pensare che il contratto in essere non venga onorato. Ho letto tante cose strane sui giornali, ma obiettivamente non c'è stato nessun passaggio ufficiale nei nostri confronti. Il contratto è lì, è da rispettarsi. Noi siamo stati molto fair e lo saremo fino alla fine, confidenti del fatto che l'anno prossimo, l'estate prossima, il Palalido dovrebbe essere a disposizione della comunità. Ricordo che si chiamerà Palarmani, ma non sarà un palazzetto in esclusivo utilizzo di Olimpia, sarà un palazzetto multifunzionale, dove chiaramente Olimpia, in virtù della sponsorizzazione, dei soldi che mettiamo dentro e degli affitti che stiamo pagando da 4 anni, by the way, sottolineo, noi andremo lì con un criterio, un diritto di priorità, ma non saremo proprietari, non potremo esercitare posizioni di forza contro gli interessi di altre discipline, avremo solo una priorità, perché comunque abbiamo pagato, stiamo pagando e pagheremo più di altri, per garantire al nostro settore giovanile, alla nostra prima squadra, di allenarsi e giocare in un ambiente decente. Ma se non dovesse succedere? Se mia nonna avesse, mi dicevano che se mia nonna avesse avuto le ruote era una cariola, cioè non lo so. Visto quello che è successo, il fatto che il Palalido sia demolito mi fa pensare bene, nel senso che a questo punto sembra quasi che la situazione abbia raggiunto un punto di non ritorno. Se la cosa fosse esplosa 2 anni fa, quando ancora tutto era integro, potevo pensare che ci potessero essere disegni diversi, però io mi trovo, ho interloquito con una giunta precedente di una certa matrice politica, poi è subentrata la nuova di un'altra matrice politica. In entrambi i fronti ho sentito dire, ho avvertito la disponibilità di tutti verso questo progetto, perché viene vissuto giustamente come un progetto verso la comunità, di riqualificazione ambientale sicuro, e sottolineo, visto tutto l'amianto che si è trovato, credo che nessun cittadino della zona possa ora lamentarsi, perché questa scoperta sgradevole, per quanto sgradevole, però porterà a migliorare la qualità dell'ambiente. Secondo, porterà un nutrito gruppo di giovani atleti e di società a lavorare socialmente, perché la disciplina sportiva aiuta anche a crescere le persone, i giovani, in modo corretto. Gli elementi erano questi allora, lo sono oggi, non vedo perché non debbano essere domani. In più, hanno trovato un investitore privato, che oggigiorno, fidatevi, non è proprio
È una cosa facile, non vedo la ragione per la quale il Comune Milano Sport non debba spingere affinché il sogno si avveri. Sinceramente. Grazie a tutti, allora, buongiorno, grazie di essere intervenuti.